Idoneità psicoattitudinale. Oggi siamo con Giuliano. Buonasera Giuliano. Buonasera, dottore. Allora, oggi vi mostro i risultati che ha ottenuto Giuliano ad un concorso in Forze dell'Ordine, Forze Armate. Per chi è interessato può cliccare sul link qui sotto e accedere ai contenuti e alle informazioni. Allora, Giuliano, tu intanto come mi hai conosciuto innanzitutto? Innanzitutto ho conosciuto anche, diciamo, tramite Instagram le testimonianze che i ragazzi andavano, testimoniando il fatto del loro successo anche durante che sia un qualsiasi colloquio semplice di lavoro, ma anche un concorso in forze armate ben specifico. Tu, E quindi Giuliano, hai fatto una selezione in cui hai fatto prima un quiz, diciamo, una prova preselettiva. sì. Ok. Poi le fisiche e poi tutto quello che riguarda i test psico-attitudinali. Bene, tu mi hai contattato appunto per la preparazione nella fase attitudinale, più che altro. Sì. Perfetto. Rispetto a questi 2 o 3 giorni, Giuliano, come sono andati? Giusto per dare qualche chicca a chi ci sta seguendo in questo momento. Allora, seguendo le tue lezioni sicuramente mi ha aiutato molto quello che era di affrontare in maniera molto serena e tranquillità quello che dovevo già saper sia scrivere e quello che già avevo in mente, che cosa sentivo dentro di me, quindi cosa potevo trasmettere ai psicologi, sia lo psicologo, lo psichiatra e la commissione. Quindi ero solo semplicemente, come ci ha insegnato, essere noi stessi. E mettere a frutto quelle che sono le nostre conoscenze, qualsiasi ambito lavorativo e le nostre esperienze che abbiamo affrontato, che uno affronta nella propria vita. Perfetto Giuliano, perfetto, grazie. Quindi tu hai avuto l'accesso intanto alla mia piattaforma, hai seguito il videocorso di 7 step. Come sono andati intanto questi 7 step? Allora, ammetto che all'inizio non sono stati facili perché fin dal primo step mi sono messo nei panni, diciamo, perché riconoscevo che dentro di me mi mancavano tanti questi tasselli che dovevo conoscere in me stesso. E questo mi ha aiutato molto, diciamo, a ricredere in me cosa potevano essere sia i miei pregi che i miei difetti, ma anche, tra virgolette, perché no, anche le nostre paure che possono avere, diciamo, mettere a Certo. confronto quelle che sono. Ad oggi, secondo me, è un aiuto in più a stimolarci anche a crescere noi stessi. Quindi Ottimo. per me è stato solo motivo di crescere, capire che cosa avevo bisogno, di esprimere le mie emozioni, le mie paure, diciamo, la mia determinazione anche in quello che volevo raggiungere. E ci sono riuscito. Giuliano, meno male, ottimo. Giuliano, per te è stata una prima selezione, un primo concorso o avevi già provato altri concorsi? Allora, io sinceramente parlando con te ne ho affrontate nella mia vita quasi ben 6 concorsi, perciò quindi E cos'è che Giuliano non è andato avanti in questi concorsi? Cos'è che ti ha bloccato? alcuni concorsi arrivavo magari ai temi perché ho fatto anche, diciamo, qualche sottufficiale pure, quindi le fasi arrivavo però non riuscivo a passare alcuni determinati step. Però altri un paio di concorsi purtroppo arrivavo alla commissione finale, ma mi mancava quella SL in più per convincere magari al 100% i selettori. Non riconoscevo in me stesso magari Quindi, data la tua dove esperienza negativa a questi concorsi, hai deciso di sbagliare. contattarmi, prepararti a livello attitudinale e questa volta hai ottenuto il tuo obiettivo. Mannaggia, Assolutamente. perché mi hai contattato dopo che sei stato venuto fuori? Dovevi farlo prima, Giuliano. No, Assolutamente, ha ragione. dico questo, Giuliano, è importante perché a volte, al di là di fare il corso meno con me in generale, dico, a volte magari prima si prova un concorso, cosa, diciamo, verbo che sento molto spesso da alcuni ragazzi, da alcuni concorrenti, e poi nel momento in cui si ha l'esito negativo si ci prepara. Invece no, perché facendo così si perde proprio un anno di esperienza lavorativa nel tuo caso, però comunque di esperienza che ha, come dicevamo prima di fare questa registrazione, insomma, ha a che fare anche con un eventuale stipendio, perché tu adesso sarai chiamato naturalmente, avrai il tuo stipendio, insomma, quanti anni hai, Giuliano? Allora, ne ho 26, quindi 26 anni. nella mia vita lo ammetto, diciamo, ho fatto tanti lavori che siano saltuari, sono stato anche fuori, come ne abbiamo parlato ai colloqui, quindi
mi sono dato da fare, diciamo, in tutti questi anni. E ammetto che, diciamo, mi sono convinto man mano in questi anni che avevo qualcosa, dovevo fare qualcosa per migliorare in me stesso. Quindi perché, diciamo, avevo capito, infatti, anche non solo tramite le testimonianze, ma anche dentro di me dovevo realizzarmi quello che, certo, volevo fare. Quindi ne ero consapevole. Anche Beh, se lavorato duro. Sì, anche se ci ho pensato un po' più tardi, però alla fine l'importante è aver raggiunto... Quasi alla fine, diciamo. Giuliano. Sì. Allora, tu, quanto è durata la formazione che hai fatto con me, Giuliano? Tre settimane. Tre settimane. Quindi tu hai avuto l'accesso anche a un gruppo Facebook riservato in cui hai svolto, diciamo, delle coaching di gruppo, c'è stato un tutoraggio. Come sono andate queste coaching? Questi coaching mi sono serviti molto anche a confrontarmi, diciamo, perché mentre che ci confrontavamo sicuramente mettevamo a frutto quelle che erano le nostre dubbi, i nostri, diciamo, confrontarci anche, diciamo, che siano i pregi, i difetti, qualsiasi dubbio che noi avevamo, come ci dovevamo approcciare, sia nelle fasi, diciamo, autobiografico che anche che cosa potevamo scrivere in noi stessi, quindi scavando sempre di più quello che potevamo scrivere. Quindi un vero e proprio corso di introspezione personale, sì, potremmo dire. Perché ovviamente, giustamente, come ci ha insegnato, diciamo, ognuno è soggettivo, certo, perché giustamente ognuno esprime la propria emozione, giustamente, quindi ci sono risposte giusto o sbagliato, ognuno sente quello che ha dentro, se quella risposta una sente che sia quello che si riconosce in se stesso, lo risponde. Importante. Va bene. Giuliano, di dove sei? Scusami. Io vengo da Enna. Io non sono di Enna. Come ti è venuto questo corso online? Avevi, diciamo, pregiudizi sullo svolgimento del corso che fosse stato online, al cellulare? Assolutamente, perché secondo me, grazie anche, diciamo, ai sistemi dei social e delle tecnologie, grazie a Dio, la preparazione può essere sempre fondamentale. L'importante è organizzarsi bene. Quindi ti è venuto molto semplice, non è stato complesso con lo smartphone, con l'auricolare, con la piattaforma, l'accesso al videocorso. Poi diciamo, giustamente, anche purtroppo sicuramente dovuto anche al fatto Covid, non manca sicuramente anche la cosa, sicuramente è anche bello, diciamo, confrontarsi anche di presenza, giusto? Però... Certo. Anche così i sistemi ci sono sempre per confrontarsi, anche al lavoro sapevo quando organizzarmi, quindi... Bene, bene. Per chi è interessato al corso può cliccare al link qui sotto e accedere ai contenuti e alle informazioni. Giuliano, tu lavori o collabori per me? No, assolutamente. Io ti ho conosciuto, ripeto, come su Instagram, quindi vedendo di giorno in giorno, diciamo, che molti ragazzi avevano raggiunto il proprio obiettivo, quindi mi sono creduto sicuramente sulla formazione e, mm-hmm, e ci ho creduto fino alla fine. Grazie Giuliano, posso pubblicare questo video affinché possa promuovere, insomma, il corso nei miei canali social, Giuliano? Assolutamente sì, perché secondo me può fare solo che bene. Auguro a qualsiasi ragazzo di che collaborerà con te, diciamo, raggiunga il proprio obiettivo. Grazie. Tu, Giuliano, hai investito, diciamo, del tempo ma anche del denaro per svolgere questo corso di preparazione che ti ha comunque portato a raggiungere quello che era il tuo obiettivo iniziale. Adesso che hai finito, cosa pensi rispetto alla formazione personale, diciamo anche psicologica, no? Sul versante della crescita personale che abbiamo fatto, Giuliano? Consiglio a qualsiasi ragazzo di farlo, perché secondo me bisogna, se uno deve riconoscere che, diciamo, ha bisogno, in questo caso bisogna capire in se stesso come deve conoscersi, e non si conosce al 100%, secondo me può fare solo bene. Quindi io smetterò mai di ringraziarti, perché mi è servito soltanto conoscermi ancora di più in me stesso, perché non conoscevo alcune cose dentro di me. Infatti, grazie a te e anche a tutti quelli che hanno collaborato con te, mi avete, diciamo, solo spinto a uscire quello che avevo dentro di me, quindi... No, Giuliano, io ti ringrazio per questo appunto molto importante, perché a volte magari si parla di corsi di preparazione e si pensa che hanno a che fare con i classici obsoleti ormai corsi di preparazione, con, diciamo, come fanno certe scuole anche private, comunque certe agenzie di preparazione anche private, no? Sì. Rispetto al lavoro proprio psicologico, che è diverso
cioè quello che abbiamo fatto noi, quindi ha a che fare con... Secondo me, io consiglio a qualsiasi ragazzo, a prescindere che sia un concorso, ripeto, forza armata, esatto, che sia un colloquio di lavoro, perché secondo me anche un colloquio di lavoro, se uno si prepara bene, diciamo, dimostra quello che mette a frutto le sue esperienze, le sue conoscenze, cioè può fare solo il che è bene, diciamo, prepararsi bene quello che dovrà dire. Questo, Giuliano, questo corso che hai fatto con me, è stato un corso in cui per caso io ti ho detto cosa fare, oppure ti ho detto c'è questa cosa, c'è A, bisogna fare B, o sei stato tu ad aver elaborato, comunque pensato, riflettuto e quindi aver... assolutamente, confrontavamo solo semplicemente quello che, diciamo, certo, che era il pensiero, e se c'era, diciamo, qualche dubbio, sicuramente mi davi solo qualche terminologia per consigliarmi, ma non cambiavamo niente di che, quindi... Diciamo, è stato tuo il lavoro, diciamo, introspettivo. Assolutamente, assolutamente. Perché è un lavoro sicuramente di test, cioè conoscersi solo noi stessi, ripeto. Quindi dire solo quello che pensavamo nel nostro, che sia nella mente. Io, Giuliano, quello che sto cercando di fare anche nel mio piccolo, al di là dei concorsi e selezione, perché a me piace parlare un po' schietto e sincero, cercare di diffondere anche il lavoro psicologico nei ragazzi, va bene, che hanno anche la tua età, adolescenti, ragazzi, insomma, che hanno la tua età, che si accingono appunto ad avere un orientamento, anche quello che manca secondo me oggigiorno. Certo, perché, diciamo, secondo me può fare solo il che è bene. Poi specialmente nella mia situazione, quando ci siamo confrontati, mi ha servito, e infatti, certo, anche in quell'organizzazione gli ho parlato, anche se non è stato facile, certo, diciamo, mi ha aiutato in quel caso, come mi ha consigliato in questo caso, semplicemente gli ho detto quello che sentivo dentro di me. E quindi, certo, loro hanno capito subito che ho metabilizzato la situazione, quell'evento specifico, e secondo me, bravo, ha messo frutto sicuramente. Bravo, bravo Giuliano, bravo, complimenti veramente, spero che, insomma, non ti fermi qua, perché sei un ragazzo veramente in campo. Va bene, Giuliano, se mi trovi bisogno ci risentiremo di nuovo, assolutamente. A disposizione. Va bene, Giuliano, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata. Grazie a lei di tutto, e che possa andare sempre nel meglio, non le smetterò mai di ringraziarlo, quindi ti auguro sempre anche a te. Sei stato bravo tu ad applicare, insomma, le indicazioni del corso, quindi tranquillo. Grazie, dottore, buona serata. Buona serata, Giuliano, ciao.